Buonasera e ben ritrovati dal TG3. Dunque, ancora in primo piano la Lombardia. A poche ore dalla decisione del governo sulla riapertura dei confini in regione, il numero dei contagi resta ancora alto, ma il governatore Fontana professa ottimismo: dal 3 giugno anche noi liberi di circolare. Partiamo da qui con Maria Teresa Palamà. I numeri della Lombardia restano alti anche oggi, a un passo dalla decisione del governo di riaprire i confini tra le regioni il 3 giugno prossimo. I nuovi positivi ieri erano 384, oggi solo 2 in meno. E se per ieri c'era la precisazione che 168 arrivavano da un conguaglio sulla scorsa settimana da un laboratorio privato a Bergamo, oggi non c'è neanche questa specifica a tentare di rassicurare. La Lombardia resta la grande malata d'Italia e questo complica la decisione del governo, che valuterà i dati di domani per tirare le fila su come è andata la seconda fase di riaperture dal 18 maggio. Pochi tamponi, troppi nuovi casi. La critica sui numeri lombardi è non solo che muove la Fondazione Gimbe, un'organizzazione indipendente che analizza i dati scientifici, che dice Lombardia, Piemonte e Liguria non sono pronte per riaprire. E la Lombardia, che più delle altre rischia davvero di restare indietro, ancora isolata, si difende dal Palazzo della Regione, minaccia querela, mentre Fontana in diretta Facebook definisce in miglioramento i dati e dice: credo che rientreremo nel novero delle regioni che avranno libertà di movimento, aggiunge, dal 3 i lombardi saranno liberi di circolare. In questa atmosfera tesa poi non mancano gli scivoloni, come la mascherina fascista con la scritta "Boia chi molla", indossata dal vice sindaco accanto alla giornalista Jacqueline Allemand sul sito del comune di Cologno Monzese. E veniamo